10, siamo pronti per partire il nostro appuntamento insieme, denso di musica, ma è arrivato a trovarci in studio Gue Pequeño. Ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao Gue. Tutto a posto? Tutto a posto. Tutto a posto, bella lì. Ti abbiamo soprannominato, oltre che Mr. Fini come il titolo dell'album, Mr. Fini ultimamente. Mr. Fini. No, anche perché raccontiamo, allora Fini è l'industria che va a monitorare le classifiche, cioè, il nuovo album, certificato disco di platino, ancora al numero uno degli album più venduti in Italia. In radiovisione. Tocca ferro. Una cornina. Dai. Una cornina. Beh, bella storia, senti, che effetto fa stare in testa alle classifiche? Perché tanti dicono. È un effetto a cui sono molto abituato. No, è sempre, figurati, non si dà niente per scontato e sono benedetto da questa cosa, quindi sono felice. Gratificato, ma anche grato. Un ringraziamento, insomma. Tutto un ringraziamento. Però, scusa, gli inglesi dicono, anzi gli americani forse più, quella cultura lì, dicono earn not given, cioè guadagnato non regalato. E sì, tu te lo sei guadagnato. Io lavoro duro. Lavoro duramente. E poi da qualche mese, no? Nel senso, perché a Natale, se non sbaglio, sono 40. Però sai, ogni 5 si dice 5 in meno. Adesso farò cambiare Wikipedia quando. Ah, sì? 27. Io non la so quella dei 5 in meno. Cioè, te ne senti di meno ogni 5 che passi? Si dichiarano. Come il contachilometri quando vendi le macchine. Più o meno. 20 km hai fatto. No, guarda, più o meno. No, ma si scherza. Io anzi ti dico, sono contento. Perché questa cosa, cioè, per me è una cosa che migliora, perché non ti dico che è come il vino, però diventando grande ho più gratificazioni, scusate se ripeto sempre la parola. Beh, anche più consapevolezza, guarda un po' che cosa è uscita e sarà protagonista anche alla Powerhits Estate 2020 all'Arena di Verona. Ladies and gentlemen, Gue Pequeño. E vai. La sua Chico. Gue Pequeño su RTL 102.5 con Chico, l'ultimo singolo lo ascolteremo, lo vedremo anche all'Arena di Verona il 9 di settembre. Di la verità, a girare sto video ci hai divertito. Sni, vuoi sapere perché? Perché era probabilmente uno dei giorni più caldi del mondo. E quindi i ragazzi che poi con cui faccio tutti i miei video, che figurati, sono amici, però loro mi hanno fatto girare quel playback dentro la piscina, no? Senza cappello, così, che era proprio, l'ho girato, mi ricordo benissimo, ho iniziato circa mezzogiorno e mezzo, proprio nello zenith solare. E c'era un caldo veramente. Quindi mi sono divertito fino a un certo punto. La location è bellissima. Villa Lario Mandello. Villa Lario. Molto bello. Un grande esperto. No, come fai a sapere? Beh, a parte che si trova su internet, si trova. Però conosco anche la location. Bellissimo. Se è un posto, mi sembra che tipo c'ha pochissime camere, quindi tu vai, se già di non essere rotto di scatole. E mi sembra che ha 6 camere, così sì. C'ha il molo, una roba bella pappona, sì. Top. Bella pappona, ci bella piace pappone. Ma spezziamo un braccio anche a favore di Luque e di Rose Villene. Sì, in che senso? Gli dobbiamo spezzare il braccio? Cosa hanno fatto? Sì, dobbiamo intervenire. Spezziamo una lancia, no, si dice, sì. Nel senso, parliamo di loro, perché comunque hanno dato un bel contributo. Anche Andy 6PM, il produttore, li voglio ringraziare, insomma, perché c'è stata questa magia nel scegliere questo pezzo. Quando mi hanno proposto il beat, c'era Rose che cantava in inglese, poi qualcuno di importante dall'alto mi ha dato l'idea di cambiare in italiano, quindi abbiamo riscritto il ritornello in italiano, e poi mancava una strofa, mi sembrava che Luque ci stesse a pennello, e alla fine è successa sta roba. Molte cose non puoi prevederle, ma grazie a Dio ti ringraziamo di nuovo, cioè no, però alla fine si incastra tutto, alla no? Fine sì, è alla fine il puzzle, no? È la cosa più importante ed è diventato un gran bel pezzo. Cioè, Gue Pequeño in studio con noi. A proposito di una voce come quella di Zay Wiz, mi è tornato in mente che una quindicina d'anni fa, fai conto, 10, nel mondo del rap c'era spesso e volentieri la barra rappata nella storia e la vociona nel ritornello, spesso femminile. Adesso un po' meno. Sì, diciamo che sì, era un po' più, la formula era un po' più questa, nel senso, diciamo, nel singolo, quello tra virgolette commerciale, nel singolone, no? Cioè avevi il ritornello forte. Mainstream avevi il ritornello forte, spesso del featuring forte. Anche in Europa, in Italia era così, perché se ci pensi, prima che si sdoganasse un po' tutto questo, già fino a 7-8 anni fa, anche per noi era difficile, no? Entrare nelle radio, entrare. E ci voleva un po' sempre questa formula qua
di avere la, il pezzo classico, la base classica con il ritornello famoso della cantante famosa. Certo. E adesso dai, sei un po' più, si è sdoganata il fatto. Beh, adesso che sei una presenza fissa nelle radio, tu. Sì, sì, è cambiato tanto, dai, meno male, cioè ce lo meritiamo perché il nostro genere ha fatto fatica, no? Però alla fine con le unghie, con i denti, si è imposto. Siete stati anche apripista per tutta la generazione arrivata dopo e ve lo riconosce questo? Sì, ce lo riconosce anche perché appunto grazie allo sbattone che ci siamo fatti noi, appunto adesso permettiamo a altri artisti, con piacere, nel senso di aver la strada spianata, no? Insomma. Cioè loro si sentivano dire ai tempi, no, è troppo rap questo, sì, pezzo. No, non si, no, ma non va bene, no. Pensa adesso, se adesso io, come prima parlavamo della Fimi, no? Che grazie a Dio siamo un top. Quindi ovviamente io la guardo, adesso sono tutto urban, tutto il pop, tutta la base è quella. 15:21, restate con noi, non solo, se avete qualche curiosità, 378-378-105, le vostre domande a Gue Pequeño. Ci sono arrivati molti messaggi al 378-378-105 per Gue Pequeño, questo ragazzo di 16 anni. Sono Francesco, un tuo super fan, che ho anche due tattoo dedicati a te, ho i tuoi dischi autografati e non. L'ultimo disco mi ha lasciato una curiosità. In Ti ricordi canti è solo l'intro di un'introspezione. Cosa ci possiamo aspettare in futuro, quindi? Chi lo sa, era l'introduzione di un'introspezione, che magari appunto fa presagire che ci saranno altri rime o momenti di introspettivi, che comunque è un filone, nonostante sono più famoso per altro, è un filone che comunque va forte. Ho fatto tanti pezzi anche di questo tipo e è un tipo di scrittura che comunque mi dà gusto, che è un po' terapeutico, perché tu sfoghi un po' i tuoi problemi, le tue cose, no? Nella musica, e la gente ha un'empatia per questo, perché molti chiaramente un conto è far ballare la gente, far ballare le tipe o far esaltare i fan del rap, però poi quando prendi poi, magari sai, questo è anche il bello dell'hip hop, che parla un po' a tutti, no? Quando uno poi si riconosce magari nei momenti più personali, che però possono essere di tutti, quello è un bello scambio. Beh, l'introspezione diciamo che ti porta a fare due cose se vuoi esorcizzare i tuoi demoni: o scappi completamente o ci metti la faccia e vai di petto. Tu ci hai messo il cognome dritto sul titolo del disco, quindi... Sì, sì, assolutamente, sì. Poi vabbè, è un disco che ha tanti momenti anche più leggeri, però sì, ci sono vari momenti così e sono anche catartici, perché ti purificano, no? Come un bagno. Mi piace, come un bagno nel Gange. Vero. Stavamo leggendo un po' di messaggi che continuano ad arrivare all'indirizzo, come se fosse una casella postale, di Gue Pequeño, 378-378-1025, riflettendo anche sull'età di chi scrive, che è mista e variegata. Mi stavo chiedendo, ma il tuo pubblico è diverso e uguale al pubblico dei Club Dogo? Cioè, te lo sei portato dietro, è cresciuto con te? È diverso, nel senso che ti spiegavo prima, questa cosa qua anagrafica per me è molto bella, perché arrivato a questo punto, dopo tutto questo lavoro fatto negli anni, no, hai un altro tipo di retaggio, nel senso che il tuo spettro che raggiunge il pubblico è più ampio, no? E quindi io, per esempio, parlando di me, ho la fortuna di avere sia i teenager che quelli più grandi, perché alla fine nel frattempo, appunto, come dicevamo prima, il rap è diventato anche un po' una cosa seria. Cioè, grazie a Dio, avendo sempre successo, ti prendi i giovani, no? E però nel frattempo ci sono anche i più grandi che magari sanno la tua storia, tu hai citato il Club Dogo, giustamente, o sanno comunque di più di te e quindi ti apprezzano e ti seguono, no? Questo, secondo me, siamo in pochi in Italia a potercelo godere, ecco. Quindi... Non a caso che Gino Castaldo, per la seconda Impact del Giffoni, intitola L'importanza della longevità nell'hip hop. E esatto. Chi chiama? Un saluto, è stato un grande, è stata una bella classe, abbiamo fatto insieme. E quindi voglio dire, ma c'è questa importanza? Perché. Sì, cioè, soprattutto sai cose che non per fare il campione, non è scontato, è difficile, capito? Anche se ci pensa anche in America, in Europa, gli altri colleghi. Beh, ci sono. Cioè, io spero di arrivare a essere un Jay-Z in Italia, quando arriverò a 50 anni. Non voglio sempre fare yo, cambierò
sfaccettatura, però mi piace essere un punto di riferimento per questa cultura, no? Quindi dare un esempio ai giovani artisti e anche stimolarli ad avere successo, a fare qualcosa di positivo, insomma, non è solo negatività, no? Sai che in questo momento tutti sono contro i rapper, cioè in questo momento da sempre, quindi c'è anche del buono, ecco. Vabbè, siccome caro Mr. Fini, suo anno di nascita è 1980, dei ricordi ce li hai come? Figurati, mamma mia, è uno dei miei, tuttora dei miei sound preferiti, 80 e 90 anche. Hai il tuo disco del cuore degli anni 80? No, disco del cuore no, però un sacco di artisti, più 90, però 80, poi 80 a me ricorda... sai, anche le colonne sonore, mi ricorda tutta la roba di Moroder, Scarface, Fuga di Mezzanotte, che un po'... Poi ci sta. Donna Summer, ricordo. Esatto. Proprio questo. A proposito di colonne sonore di film, un nostro ascoltatore dice, ma dopo il video di Equilibrio che ha ispirato La promessa dell'assassino, hai più pensato di riproporre delle scene di qualche film in un tuo video? Sì, sai che è sempre divertente, devi farlo, tipo quel video di cui parla questa persona, che saluto, ringrazio, era ispirato, molto ispirato, però era un po' un remake, no? Quindi bisogna riuscire a fare una roba che non sia trash, ma sia, no? È dura, però è divertente, è bello poi omaggiare le cose che ti piacciono, sia magari prendendole, campionandole o remixandole musicalmente, sia dal punto di vista visivo, no? Cioè fare la citazione, non la copia, perché no, altrimenti è complicato. No, non tutti colgono, però citare è bello. citare è bello. E ce l'hai un film in mente che ti piacerebbe? Ma io sono guarda, io faccio musica rap perché era più facile, perché sennò mi sarebbe piaciuto. Ma come? Te lo giuro, mi sarebbe piaciuto fare insomma, lavorare nel visual, ecco. Ci proverò, perché adesso sto provando a scrivere dei soggetti, delle cose. Però è la mia passione principale: serie, film, questo è da approfondire, cartoni, fumetti, manga. Sono un po' un nerd. Questo è da approfondire. Sì. Senti, ricordiamo anche le date dal vivo, visto che ce ne sono due importanti previste per il 2021, 22 e 23 di aprile al Fabric di Milano. Esatto. C'è voglia di tornare a suonare? Parecchio, sì. Lo sogno di notte. Sì, veramente, ti cade di sognare? Era un modo di dire, però. Ma scusa, tu hai detto che stai scrivendo dei soggetti per il film. Ogni concerto c'ha... Vorrei, non è che sono questa. Vabbè, no, l'idea c'è, sì. No, però quando prepari una data ti immagini anche dove entri, come entri, con che vestito, diciamo, le luci. Cioè, suonando da tanto è più facile, però, anche perché poi questi show nel Fabric che per adesso sono due, e spero di replicare, insomma, vedremo come vanno le cose. Voglio riportare un po', avendo suonato già con la band nel forum, eccetera, due anni fa, volevo più ritornare alla situazione DJ e rapper, un po' più hip hop nel vero senso del termine. Beh, a proposito di questo, tra le tante domande dicono: ciao Casimo e Cosmo, tutto a posto. Hai mai pensato di riprendere Fast Life, la tua serie di mixtape? No, perché erano figli dei tempi. Perché all'epoca facevo questi mixtape dove rappavo su basi famose americane, no? O straniere, insomma. Adesso è un po' cambiato. A parte che in questo momento nella musica digitale non potrei pubblicare, per esempio, sulle piattaforme di streaming, perché per il copyright, no? Perché queste cose sono un po' figlie del passato ed è giusto che ricordino quei tempi lì, no? Quando c'era il free download, i CD che vendevamo nelle serate. Altri tempi, bei tempi. A proposito di anni 80, che abbiamo stracitato, no? Arrivano anche loro e saranno protagonisti, ricordate, 9 di settembre all'Arena di Verona, un evento esclusivo. Ci sarà anche Gue Pequeno, ma ci sarà anche Purple Disco Machine con Sophie and the Giants dalla Germania, il famoso German Touch di Hypnotized. A proposito di percorsi temporali, giusto proprio per capire, Gue, ma quest'anno 2020 quanti anni di carriera fai? Quest'anno 2020, dunque, allora se contiamo, cioè se non contiamo le cantine, ma contiamo dai dischi un po' seri, guarda, ti dico, il primo contratto major con la mia band, con il Club Dogo, abbiamo fatto, vorrei dire una cazzata, ma mi sembra nel 2007-2008. E quindi sono 12-13 anni, anche se poi di successo main sono
meno di 10, perché insomma le prime robe grosse sono state fatte nel 2012-2011. All'interno di Mr. Fini hai fatto anche tanti viaggi musicali, sì, oltre che viaggi introspettivi di cui abbiamo già parlato, sonorità che sei andata a pescare in giro per il mondo. Yes, sì, io, a me piace, diciamo, senza sminuire nessuno, però avendo veramente questo bagaglio culturale musicale che mi porto dietro da tanto, perché ho ascoltato veramente di tutto, vabbè, principalmente black, però anche prima nei fuori onda abbiamo chiacchierato tanto, insomma, mi piace tutta la musica. Sì, ho preso veramente dagli 80s, che è tanto a noi cari, a più sonorità anni 90, reggae, insomma un po' tutte le cose che mi hanno ispirato nel corso degli anni nella mia musica, nella mia vita, nella mia carriera, e li metto sempre nei dischi. E poi tante note etniche, se vogliamo, cioè sì, viaggi tipo dalla Giamaica all'Inghilterra, all'America, sì, Latina, e poi ci hai piazzato dentro un viaggio a Saigon. Sì, in realtà questo, a parte il titolo, questo sound è veramente 80s. E mi sono ispirato a tutte le cose che mi piacciono di quell'era, e si sente, è un'atmosfera bella che ci piace riascoltare. Ladies and gentlemen, qui il viaggio è un viaggio introspettivo ed è un viaggio intorno al mondo. Gue Pequeño, Saigon. We was 19 Vietnam, Saigon. Gue Pequeño, RTL 102.5. Le citazioni, grande, che dicevi, grande prima, citazione, vedi? Perché citare è bello. Questo ce lo segniamo. Potrebbe essere uno dei tatuaggi che si fanno i fan, te lo dico, prima li hanno già fatti. Qualcuno scriveva che si è fatto l'aeroplano sul collo come te. Sì, per cui... paura, magari devo fare il copyright come fa Cannavacciuolo, che non puoi dire niente che prende i soldi. Ho sentito dire questa cosa. Siamo ai saluti e ringraziamenti. Allora, dai l'appuntamento a Verona per il 9 di settembre. Allora, ci vediamo tutti a Verona il 9 di settembre per il Power Hits, dove faremo la hit Chico. E poi ci vediamo al Fabric di Milano il 22-23 aprile, e ci rivediamo qua, spero, non so che altri appuntamenti dare. Vabbè, qua sei a casa, vai tranquillo, anche qua. Anche va qua. Bene, senti, ancora complimenti per il numero 1. Grazie a voi, è stato un piacere essere qua, come sempre. Mr. Fini, certificato disco di platino, ancora in testa alla classifica degli album, è un, yes, sempre un piacere. Grazie a Gue Pequeño. Grazie, bella lì, grazie.